Fiat 500, un nome legato alla storia dell'Italia postbellica, un'icona del Made in Italy, le cui radici affondano nel lontano 1936. In quegli anni Fiat cercava a tutti i costi di portare all'attenzione del pubblico un auto per tutti, obiettivo che venne centrato parzialmente, prima con la Balilla e poi con la Fiat 500 Topolino. La casa torinese cercava infatti di produrre un'auto minima perfetta, dalla motorizzazione adatta alle esigenze e dal portafoglio dell'italiano medio. Era l'estate del 1957 quando finalmente la nuova Fiat 500 debuttò, lunga 2,97 m dalla forma moderna originale, pesante 470 kg a vuoto, con un motore di 13 cavalli ed un consumo di 4,5 litri per 100 km, proprio come nel progetto iniziale. Un iconeo il prezzo, 465.000 lire. La Fiat 500 è un'icona immortale ed ha tantissimi appassionati. Ieri raduna ad Alcamo, partenza, giro turistico per vivere una giornata all'insegna della passione dei motori che non tramontano mai. Ascoltiamo ora l'intervista con il fiduciario Gino Ienna. Allora, il contesto di questa manifestazione è il primo raduno mondiale che siamo collegati in streaming e ognuno di ogni club con 23 paesi del mondo. E in pratica questo viene chiamato primo World Meeting del Fiat 500 Club Italia. Abbiamo riunito 30 macchine tutte iscritte a Fiat 500 Club Italia.